Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e benvenuti in questa nuovissima puntata di Mind Test It. È notte. Sì, tanto per cambiare. Ok, mi sono buggato. Ok. Ragazzi, ho due belle notizie. Una è che il suono mi è tornato, e l'altro è che queste porte sono maledettamente buggate. Oddio! Comunque, no, la seconda notizia è che queste porte sono maledette buggate. Ecco qua. Allora, qua, come potete vedere, ho finito di scavare, cioè, tipo... E poi ho messo tutto questo. In ordine. Tra l'altro devo sottolineare una cosa rispetto al video della scorsa volta. Momento molto attenzione. Avevo impostato i tubi in modo sbagliato, nel senso che li avevo messi un blocco più in alto e quindi si connettevano di lato al deployer. Peccato che il deployer accetti dei tubi solo di sotto. E quindi non sarebbe funzionato niente con la configurazione dell'altra volta. Altra cosa, qua non ci va questa lamp perché mi sembrava, sono quasi sicuro che qua non, il blocco non prende abbastanza luce per poter crescere, di conseguenza io gliel'ho messo davanti e così sembra che cresca. Per ora ho messo le chest dappertutto, qua il sistema di sorting e di trattamento, diciamo, di quello che è stato prodotto lo si farà in un secondo momento, io direi. Qua tra l'altro ho dovuto fare un po' di lavori, un po' di pasticci per sistemare, perché sono finito un po' nel deserto e qua infatti questa volta l'ho dovuta tutta tipo creare, e fuori sembra un po' artificiale, però ci siamo arrangiati un po'. Mi sembrava così tanto in basso e invece no, e invece come sempre ho toppato proprio clamorosamente. Adesso, dato che siamo in un nuovissimo episodio di Mind Test It, che forse è anche il numero 49, lo scoprirò solo caricandolo, prendiamo dei cotton seed nella nostra fedele zappetta e possiamo andare a continuare il nostro bel lavoro, tipo scendendo qua e facendo lo stesso identico dall'altro lato. Quindi noi andiamo di qua. Perfetto, e che cosa si fa? Allora, innanzitutto c'erano 4 blocchi di là? Sì. Quindi 1, 2, 3, 4. Ho il terrore di sbagliare. Allora, dai, facciamo così, con molta calma. Qua ci sarà la terra, qua ci sarà l'acqua, qua ci sarà il deployer, qua ci sarà il nostro carissimo Mesecon. Allora, innanzitutto mettiamo il deployer, direi, così, con la terra sopra, che abbiamo, sì, per fortuna abbiamo. No, aspetta, già che ci siamo, mettiamo un po' di semi, perché questa configurazione, come vi ho fatto notare l'altra volta, è un po' a doppio taglio, perché se i semi non vengono già messi prima, non succede niente. Non succede proprio assolutamente niente. Niente con GN proprio, proprio così. E, sono cascato, ma tampi. Togliamo questo, magari si configura giusto? No. Si configura sempre sto... Oh! Lo mettiamo su 1 per essere sicuri. Poi facciamo così. E... papero, qua ce ne va uno in su. 1. Pazienza, pazienza, calma e sangue freddo. Noi mistiamo quest'acqua, che non dovrebbe creare problemi, ma... i problemi vengono creati lo stesso comunque, quantunque dovunque. Mettiamo mettiamo questo come blocco di costruzione proprio GG. In questo modo noi abbiamo già tutto configurato praticamente.
Ah, io avevo provato anche così, ma ho scoperto che no, non funziona. Cioè, o uno fa proprio così, ecco. Così funziona, altrimenti non, il collegamento non andava. Poi allora, cos'è che devo fare? Ah, di là, cioè di qua. Così e così. Qua mettiamo il nostro node bricka. Node bricka, node bricka. Dov'è il node bricka? Il nostro carissimo node bricka. Ok, mettiamo di qua, attenzione a non cadere, ragazzi, voi non fatelo a casa, non buttatevi giù a casa perché poi la situazione diventa grave. E adesso qua com'è che era? Perché? Ah, ecco là sotto. Questo è il deployer. Perfetto. Allora, noi togliamo questa mappa del Kaiser che poi alla fine non abbiamo praticamente mai utilizzato. Ho anche pochissimi tubi. Dovrò farne degli altri. Ecco, così si collega. Mentre io l'altra volta l'avevo messo così. Che se guardate con attenzione non serve a niente perché non si collega. Potete vedere chiaramente che non è collegato e quindi non serve proprio un Kaiser di nulla. No, allora là ci va un sorting. Lo mettiamo al posto delle torch qua. Ok, perfetto. Poi ci metterei una chest ora come ora. Però vabbè, quello lo blocchiamo dopo. Vabbè, tanto non si vede. Non dovrebbe vedersi. Nessuno saprà mai. No, se invece si saprà è anche molto. Però tanto adesso andiamo a recuperare su della stone. Qua invece, se l'altro era. Cos'era l'altro? Oh, la vecchiaia. Oddio. Farming wheat 8. Questo sarà il contrario, cioè. Ehi. 2 punti. Cotton. Trittino in basso, ho detto anche underscore. 8. Lo salviamo così. E lui non è. Niente. Non è niente. Qua gli mettiamo on su rosso e giallo. Sì, off on. E mettiamo che i semi vanno giù. Perfette. Now the kit is on the table and let's go on con identità segreta. Ariamo questo e mettiamo i nostri carissimi semini. Scusate, ciurma, alcuni piccoli disguidi economici. No, non economici, vabbè. Allora, andiamo a recuperare sulle ultime cose. Tra l'altro non so di quanto era venuto la parte precedente. Ho dovuto tagliare, ma non ho il minutaggio di quello di prima. E questo non è cosa né buona né giusta. Abbiamo bisogno di un po' di stone, ma dovrebbe essercene qua. Perfetto. Oddio, questo momento davvero salvifico per noi. Andiamo di qua. La nostra farm è laggiù, tra l'altro ho visto sta funzionando davvero in modo eccelso. Eccelso. E anche questa, tra un po', quando sarà a pieno ritmo, sarà una buona cosa, nel senso che. Qua già è iniziato a crescere, ma. Probabilmente. No, non c'è probabilmente. Non dovrebbe avere abbastanza luce per poter. Fare tutto bene, diciamo. Quindi noi facciamo così. Poi mettiamo il blocco là per evitare di cadere giù di sotto, che sarebbe una cosa molto deleteria. E mettiamo il blocco di luce là. In questo modo la nostra piantina crescerà e verrà depositata in questa wooden chest. Detto questo, voi prendete questo schema, ripetetelo per n volte, che qui sono 15. L'altra volta vi dicevo, forse ce ne saranno 15, ma effettivamente mi sembra di calcolare 3. 6, 9, 12, sono 15 esatte. E qua ce n'è meno, come potete vedere. Ho lasciato un po' AFK, diciamo, a farmare. Però è comunque una discreta farm. Cioè, come vedete, qua senza alcuna opera mia,
viene fatto il tutto automaticamente, e questa è cosa molto buona e molto giusta, perché noi così possiamo avere il nostro pane già cotto in casa. Un pane cotto artigianalmente, fatto dai migliori artigiani della qualità. Detto questo, io devo ancora espandere la caverna, la Batcaverna degli iscritti, perché non ho avuto tanto tempo, ma vi faccio vedere che l'ho iniziato leggermente a espandere. Dovrò poi pensare alla decorazione di tutti questi posti, magari con le lanterne qua, come si diceva, ma non lo so. Questo lo si vedrà, insomma, in futuro. E mi sono perso cosa stavo dicendo. Niente, qua siamo ancora a fase 65, anche se il salvataggio l'ho messo a 66. Bisognerà espanderla abbastanza, ma c'è tempo, c'è tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo, ma noi aspettiamo lo stesso. E quindi, detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sabato prossimo. E buon pomeriggio, ciurma. Ciao a tutti.